Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione del nostro TG che ha in apertura le celebrazioni per i 30 anni dalla strage di Capaci, nella quale perse la vita il giudice Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cilio e Vito Schifani. L'agenzia ANSA, abbiamo appena visto in apertura, ripercorre, riporta le parole del presidente Mattarella, che ha detto Falcone osteggiato dai magistrati, e poi ancora la vedova di Schifani, uomini di Stato traditori. Queste le notizie, le parole riportate dall'ANSA in apertura, mentre rivediamo anche le immagini di quel 23 maggio di 30 anni fa, la zona dell'attentato proprio a Capaci. Sono trascorsi 30 anni da quel terribile 23 maggio, ha detto ancora Mattarella, che è intervenuto al Foro Italico a Palermo proprio per la cerimonia. Il silenzio assordante dopo l'inaudito boato rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il paese di fronte a quell'agguato senza precedenti. Ancora una volta, ha detto ancora Mattarella, sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza. La violenza della prevaricazione pretende di sostituirsi alla forza del diritto. E questo pomeriggio alle 17:57, l'ora esatta in cui scoppiò la bomba in tanti comuni anche della nostra regione, in risposta a un invito lanciato dal presidente dell'ANCI Antonio De Caro, decine di sindaci terranno un momento di raccoglimento e di commemorazione, indossando la fascia tricolore, simbolo dell'unità nazionale e dei valori costituzionali. Accadrà anche a Udine. E adesso chiudiamo questa pagina dedicata alla commemorazione della strage di Capaci per aprire il collegamento con la nostra truppa esterna, con Francesca Santoro che si trova a Monfalcone, alla Fincantieri, dove questa mattina si è recato in visita il ministro per lo sviluppo economico Giorgetti. Francesca, buongiorno. Buongiorno Angela, il ministro Giorgetti ha appena terminato la sua visita allo stabilimento di Panzano della Fincantieri, dopo essere stato a Trieste questa mattina e aver incontrato il suo omologo croato per parlare della Valle dell'Idrogeno transfrontaliera, un progetto a cui ha detto crede molto come futuro energetico per la nostra regione e per il nostro Stato. Dopo aver incontrato i nuovi vertici di Fincantieri a Monfalcone, aver parlato dello sviluppo futuro dello stabilimento locale, ma anche degli altri stabilimenti nazionali, il ministro ha proseguito con il governatore Fedriga verso la Danieli e verso l'ABS, dove appunto farà una visita analoga. Ministro Giorgetti quindi crede molto in questo progetto transfrontaliero, crede molto nella Fincantieri, ha sottolineato l'importanza di portare avanti sia il settore crocieristico sia quello legato alla difesa, dato il momento contingente. Vediamo l'intervento vista che ci ha rilasciato Pellini allo studio. L'orgoglio dell'industria italiana, prima al mondo, e che deve accettare le sfide dell'innovazione, quindi ci sono già i progetti sulla propulsione idrogeno, di cui abbiamo discusso anche con il collega croato, e che si uniscono coerentemente col progetto da Hydrogen Valley che è stata lanciata dal Friuli Venezia Giulia con Slovenia e Croazia. Il rafforzamento della cooperazione. La conoscenza con diciamo, il nuovo ministro, perché è da poco in carica, e col nuovo management di Fincantieri. Però qui ci sono tutti gli ingredienti e devo dire che c'è anche grande orgoglio da parte mia di presentare a dei colleghi stranieri questa eccellenza italiana. Questo va sottolineato, insomma. Sarebbe ingenuo pensare che un polo militare italiano possa essere competitivo da solo. Però è chiaro che quando andiamo a discutere di industria della difesa europea dobbiamo presentarci al meglio delle nostre possibilità, per giocarci al meglio delle nostre possibilità, le nostre carte. Siccome abbiamo eccellenze, qualità e competenza, dobbiamo sicuramente farlo, questo è l'indirizzo, insomma, che ha dato il governo, anche perché mi sembra evidente che l'evoluzione della domanda di difesa in Europa sarà particolarmente, diciamo,
cospicua e accelerata nei prossimi anni, quindi dobbiamo essere all'altezza della situazione. Il tavolo al Ministero è aperto, le discussioni sono serrate, chiaramente gli interlocutori, quando gli interlocutori sono delle proprietà diffuse a livello globale, da parte di fondi non sono interlocuzioni facili, però ce la stiamo mettendo tutta e sicuramente lo Stato e il Governo metteranno a disposizione tutti gli strumenti a disposizione per cercare di dare uno sbocco positivo. In questa realtà si vede che cos'è tutto quello di cui si discute magari nei titoli, no? L'idrogeno, il futuro, l'industria innovativa, la cooperazione. Ecco, qui c'è la realtà della cooperazione in atto e già lanciata nel futuro. Idem per ovviamente chi lavora nell'acciaio, dove i problemi sono enormi, dai costi dell'energia alla difficoltà di approvvigionamento, ma sempre, diciamo così, l'acciaio ha qualche problema che deve essere affrontato in modo intelligente e coordinato. Certo che per quanto riguarda l'Italia lo sforzo è addirittura superiore rispetto altrove, perché purtroppo noi ci troviamo in una situazione per quanto riguarda la generazione energetica che è un po' diversa rispetto alle scelte che nel passato hanno fatto altri, quindi abbiamo dei problemi ulteriori e quindi vuol dire che dobbiamo fare uno sforzo doppio rispetto a quello che fanno gli altri. Il problema nostro è soprattutto in questi due anni di supplire a quello che è un eventuale shortage della fornitura di gas russo, la sostituzione comunque del gas proveniente dalla Russia, e quindi è chiaro che ci vuole disponibilità, superare tutti quei limiti e difficoltà che in passato hanno ostacolato una sovranità energetica del paese. Finalmente c'è la consapevolezza da parte anche di tutta la politica italiana che la sovranità energetica è connessa alla sovranità economica e anche in fondo alla nostra libertà, e quindi finalmente si prendono delle decisioni coraggiose superando, diciamo così, tutti i limiti e gli ostacoli del passato. Il primo passaggio, abbiamo ottenuto il ritiro da parte delle lettere riguardanti gli interinali. Ribadisco, l'interlocutore è un interlocutore globale, non è un imprenditore fisico con cui, diciamo così, tradizionalmente abbiamo a che fare, però in casi analoghi alla fine, dopo complicati negoziati e trattative, una soluzione si è sempre trovata, quindi tutti gli strumenti per confermare l'attrattività del paese li metteremo in campo. Certamente c'è un problema del principale cliente dell'azienda che deve in qualche modo essere sensibilizzato, però quello che posso garantire è che tutto quello che il governo può fare lo sta facendo e lo farà. L'ultimo passaggio dell'intervista a Giorgetti era relativo, l'ultima domanda era relativa alla vertenza Flex di Trieste. Passiamo alla cronaca adesso. In primo piano c'è ancora il terribile incidente che ha visto protagonista ieri nelle Marche, durante una corsa ciclistica, un giovane ciclista friulano, Nicola Venchiarutti, 23 anni, di Osoppo, che in volata sul traguardo ha investito il direttore sportivo della Viris Vigevano, che è morto, il direttore Stefano Martolini. Sulla pagina Facebook della società per la quale appunto corre Nicola Venchiarutti si leggono le condoglianze della società agli amici e ai familiari della vittima, e poi ci sono anche gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Nicola Venchiarutti, che è stato ricoverato d'urgenza presso gli ospedali riuniti di Ancona a causa delle forti contusioni riportate. Il giovane è sempre stato vigile e collaborativo con i sanitari, si legge, ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche e per questo è stato tenuto sotto osservazione e sottoposto anche a un intervento chirurgico. Sono attese per la mattinata di oggi nuove informazioni, nuovi aggiornamenti proprio sulle condizioni di salute di Nicola Venchiarutti. Intanto è stata aperta un'indagine per cercare di chiarire la dinamica esatta di questo tragico incidente. Ci sarebbe anche un video che mostra appunto le ultime fasi di questa volata, attraverso il quale la magistratura cercherà appunto anche di far luce sull'accaduto.
Sempre per la cronaca, a causa dello sfondamento del passaggio a livello nei pressi di Palmanova, un incidente di cui non si conosce esattamente ancora la dinamica, questa mattina ci sono stati dei disagi sulla linea ferroviaria Udine-Cervignano, con treni che hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti, altri sono stati soppressi e sostituiti con un servizio di autobus verso Trieste. Adesso torniamo sul dibattito relativo alla sanità cittadina. Ieri il sindaco Pietro Fontanini in una nota aveva puntato l'indice contro l'Università del Friuli che, dice il sindaco, ha sbagliato la pianificazione per la formazione degli operatori. Abbiamo chiesto una replica al rettore, al precedente rettore dell'Università di Udine, Alberto Felice De Toni. Sentiamo. C'è stato un attacco del sindaco ai rettori dicendo che la crisi della sanità dipende dall'università che non ha ingaggiato, non ha formato, non ha reclutato medici. Lei ha replicato già sulla stampa, ci precisi questa cosa perché è particolarmente interessante. Allora, noi come Ateneo lavoriamo sulle professionali sanitarie che sono lauree triennali, post diploma, e i numeri vengono definiti dalla regione, in questo caso la regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda gli iscritti a medicina, noi avevamo un numero fissato a livello nazionale che era 100 iscritti all'anno, poi Tra l'altro io ero segretario della conferenza dei rettori, abbiamo lavorato come rettori per aumentare il numero di iscritti perché c'era una carenza su tutto il territorio nazionale, abbiamo ottenuto al Ministero di aumentare del 20% all'anno. Infatti noi siamo passati il primo anno da 100 a 120 e il secondo anno da 120 a 150, quindi oggi noi siamo al massimo delle nostre potenzialità. Ma il Comune perché si impiccia anche fuori tempo massimo di sanità? Ma secondo me onestamente è la regione quella che ha la maggiore responsabilità, quindi io credo che bisogna collocare lì la discussione. L'intervista intera a Alberto Felice De Toni potrete vederla venerdì sera nel corso di uno speciale di Alberto Terasso. Su questo tema è intervenuto oggi anche Federico Pirone che dice: povero sindaco, è rimasto alla campagna elettorale del 2018, questi 4 anni di governo Fedriga e Riccardi lo hanno evidentemente ammutolito, se non gli rimane che attaccare l'Ateneo e i precedenti rettori dimostrando di non conoscere la materia. Il Friuli, dice il consigliere Pirone, merita un servizio sanitario pubblico all'altezza, non merita i forti disagi, i ritardi, le fughe del personale di questi anni, lo merita al di là del colore politico di chi governa la regione. Se Fontanini, sindaco di Udine, in cui l'ospedale e l'azienda sanitaria hanno sede, non ha il coraggio di difendere il Friuli perché ha paura di andare contro la regione amica, lasci pure il governo della città chi questo coraggio ce l'ha. Queste le parole di Pirone. E rimanendo in ambito sanitario, questa mattina nella sede della regione a Udine si sono dati appuntamento i comitati che difendono i piccoli ospedali. Il territorio si sente ancora abbandonato, il territorio periferico, quindi appunto i piccoli ospedali devono essere posti in essere dei correttivi, dicono. Sentiamo le interviste raccolte da Davide Zanirato. Continua la battaglia dei comitati in difesa degli ospedali periferici, Sacile, Maniago, Gemona Cividale ancora uniti. Claudio Polano, quale sarà il prossimo obiettivo? Oggi come oggi siamo qui nella sede della Regione a denunciare questo ormai abbandono del territorio periferico e soprattutto la necessità di porre in essere immediatamente dei correttivi per quanto riguarda il pronto soccorso e i reparti che sono stati chiusi in questo periodo. Sono arrivate, dopo le varie richieste da parte dei territori, delle prime risposte oppure ancora nulla? C'è stato e c'è un silenzio assordante. La Regione proprio non risponde. Capiamo le loro difficoltà, però assolutamente ci devono rispondere. I nostri territori sono abbandonati, mancano i pronti soccorsi, mancano i reparti di base e quindi la nostra gente continua ad affollare gli hub, quindi praticamente nel nostro caso Udine, con tutti i disagi che ne conseguono. Erano state programmate e annunciate nelle scorse settimane varie iniziative proprio di potenziamento, ma ancora nessuno le ha viste.
praticamente i 125 milioni del PNRR che dovranno servire per fare gli ospedali di comunità e le case della comunità sono semplicemente delle scatole vuote perché manca il personale. Quindi l'intervento fondamentale deve essere fatto sul reclutamento di nuovo personale per dare le risposte appunto non solo ai nostri territori ma anche ai grandi ospedali che soffrono quasi come noi. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della lettera di intenti che è stata scritta dai comuni che insistono sulla Tresemane per la nascita di un distretto commerciale. La stessa cosa è avvenuta questa mattina in comune a Udine, dove i soggetti coinvolti dal comune all'università, alla Camera di Commercio, ancora Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Coldiretti e Ditedi hanno firmato appunto una lettera di intenti per costituire il distretto commerciale di Udine. Abbiamo sentito il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. Presidente Da Pozzo, per il comune di Udine, cosa può derivare da questa lettera di intenti che verrà sottoscritta oggi? Beh, un percorso di collaborazione fra pubblico e privato per cercare di realizzare dei progetti e rivitalizzare quello che è il centro storico del nostro capoluogo. Su cosa deve puntare Udine? Su cosa deve lavorare? Qualità, specializzazione, innovazione e soprattutto agganciare al turismo, riferito alla città, che in questo momento il turismo è un elemento importantissimo. Il supporto, in questo caso della Camera di Commercio, quale sarà? Beh, la Camera di Commercio è il primo attore, non solo finanziario, ma anche diciamo tecnico-operativo, quindi sia come Camera che come associazione di categoria noi ci siamo. Prima la pandemia, poi la guerra, cambiano gli scenari internazionali della logistica e dei trasporti. Se fino a 2 anni fa ci volevano 4 settimane per far arrivare un container dalla Cina, ora ci vogliono 4 o 5 mesi. Da qui la spinta a un ritorno a far magazzino e la conseguente necessità di nuovi spazi dove stoccare e lavorare le merci. Condizioni che hanno spinto Ceccarelli Group a rendere operativa una seconda sede padovana, dopo l'apertura di un nuovo magazzino per la sua Transfriuli a Tavagnacco e in vista dell'imminente apertura del nuovo centro di Pradamano. Il nuovo magazzino all'Interporto di Padova va ad affiancarsi a quello già in uso per un totale di circa 7.000 metri quadri. L'obiettivo è raggiungere un volume di 5.000 quintali di merci al giorno, attestandosi sui livelli della sede di Udine. Adesso parliamo di una nuova iniziativa, di un nuovo progetto che vede protagonista lo Scriptorium Foro Iuliense. Vediamo. Roberto Giurano, presidente dello Scriptorium Foro Iuliense, si festeggiano i 10 anni di attività, un lungo percorso carico di successi e oggi presentate un'ulteriore perla. Sì, questo nuovo progetto è nato quest'anno per i 500 anni dal primo manuale di scrittura, il primo al mondo, quello di Ludovico il Vicentino. Non c'era niente di meglio che metterlo insieme ai 10 anni dello Scriptorium Foro Iuliense. Con i nostri progetti tirocini inclusivi che facciamo, che avvengono con l'azienda sanitaria del Friuli Centrale, realizziamo questi manufatti splendidi. Il mondo sta celebrando il Ludovico il Vicentino, i nostri 10 anni con noi, perché ci sono università da tutto il mondo, quindi questo è un progetto internazionale. La prima copia è già stata consegnata sabato scorso nelle mani del comandante della Amerigo Vespucci, della nave scuola, ed è già in giro in navigazione per il mondo. Quali sono poi le altre iniziative che state portando avanti? E abbiamo tante iniziative, oltre a quella del Vicentino abbiamo già fatto il Dante Guarneriano che il 22 di giugno sarà consegnato alla Cassa della Cultura Europea, abbiamo un progetto con l'Università di Toronto e saremo a Toronto a ottobre, dove teniamo anche dei corsi, alcuni corsi all'interno dell'università e tanti altri sempre progetti inclusivi. Adesso il progetto, e questa è una nuova notizia, è la notizia di oggi, è quello di chiedere formalmente che la scrittura, la nostra scrittura, diventi patrimonio dell'UNESCO.
Nel prossimo anno di studi, 2022-2023, Don Daniele Antonello sarà il nuovo rettore del seminario interdiocesano San Cromazio di Aquileia per le diocesi di Gorizia, Trieste e Udine. Il sacerdote succede a Don Loris della Pietra, che sarà il nuovo direttore dell'Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova. Classe 1979, Don Antonello, assumendo il nuovo incarico di rettore, non sarà più parroco delle parrocchie di Pagnacco e di Plaino, né alla guida dell'ufficio diocesano di pastorale giovanile. Siamo arrivati alla pagina sportiva, chiude bene questo campionato l'Udinese con una netta e rotonda vittoria in trasferta contro la Salernitana, finita 4-0. Ci racconta nel dettaglio come è andata la gara di ieri sera Alessandro Sursa. Un mese fa la Salernitana vinse all'ultimo respiro con il gol di Verdi e iniziò a credere per davvero alla salvezza. All'ultimo ballo adesso alla squadra di Nicola basterebbe vincere per non dover fare calcoli. Di fronte però c'è un Udinese che ha altri programmi e lo fa capire subito con Deulofeu, che dopo 6 minuti porta in vantaggio la squadra bianconera, siglando il gol numero 13 della sua stagione e vendicando, come aveva fatto capire, la sconfitta della Dacia Arena. Un Udinese però che decide di non smettere di giocare e approccia la partita con mentalità da grande squadra. Molina serve l'assist per Nestorowski, che alla prima da titolare in campionato segna di testa un gran gol, il gol numero 1 della sua stagione. Sono incubi per la Salernitana, che poi è anche sfortunata, o meglio si trova davanti un super Padelli che fa due autentici miracoli. Sempre nel primo tempo arriva anche il tris con Udoge, che parte da sinistra, fa tutto benissimo, sterza sul destro e applaude anche Deulofeu, il destro a giro del classe 2002 che fa 5 in stagione. Ma è un primo tempo infinito, perché c'è ancora la Salernitana che cerca il gol. Stavolta è il palo, sempre però con la manona di Padelli a dire di no al colpo di testa di Fazio. E l'Udinese, prima del riposo, ha ancora una chance, perché Deulofeu, servito benissimo in area, viene steso da Belez, che in uscita gli frana addosso. È penalty per l'Udinese. Dal dischetto si presenta il Tucu Pereira, che però stringe troppo. Belez intuisce e salva i suoi, mantenendo il punteggio sul 3-0. A inizio ripresa però Pereira decide subito di farsi perdonare, si invola in contropiede, salta 1-2 avversari e poi prende in controtempo il portiere della Salernitana. 4-0, poker dei bianconeri, che giocano una partita strepitosa. È ancora la squadra di Nicola però comunque a provarci, o meglio è Becao a rischiare di farsi autogol. Ancora Padelli che salva tutte dal 5 al numero 50 dell'Udinese. Udinese che poi va ancora vicino a un altro gol con Samardzic, che pesca la traversa piena e poi Nestorowski viene fermato per fuorigioco. Poi ci prova Ribéry sul finale, crocchetta destro-sinistro, poi tiro a giro, ma Padelli è superabile. Orsato decide che basta così. Nel giorno della salvezza della Salernitana esordiscono in Serie A anche Pafundi e Pinzi. Salernitana dunque salva nonostante la sconfitta. Andiamo a vedere i risultati di quest'ultima giornata di campionato, che ha consegnato anche lo scudetto al Milan. Ieri sono scese in campo Spezia e Napoli con la vittoria del Napoli per 3-0, l'Inter ha battuto la Sampdoria per 3-0, il Milan a Sassuolo ha vinto con lo stesso punteggio 3-0, Udinese Salernitana 4-0 e Venezia Cagliari è finita in parità 0-0, un risultato che appunto ha permesso alla Salernitana di salvarsi, ha condannato invece il Cagliari alla retrocessione. Milan dunque campione d'Italia, in Champions vanno anche Inter, Napoli e Juventus, Lazio e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League, Atalanta fuori dalle competizioni europee. In Serie B finiscono Cagliari, Genoa e Venezia. Andiamo a sentire anche il commento di mister Cioffi al termine della gara. L'impegno andava onorato, avevamo gli occhi addosso di tutti e il rispetto di un'etica sportiva e di noi stessi era la base. È stata una partita che, nonostante l'ambiente che c'era, l'Udinese ha incanalato subito nel binario giusto. Le chiedo anche quanto è soddisfatto proprio della prestazione dei ragazzi al di là del fattore ambientale, perché abbiamo visto una squadra lucida, precisa, che è riuscita a scavallare anche la quota 45 punti e chiudere il campionato a 47, che era l'ultimo obiettivo che vi eravate dati prima di questa gara. Sì, credo che
quello che abbiamo fatto è quello che dovevamo fare. Siamo stati bravi e fortunati a mettere la ciliegina sulla torta su una stagione tutta ad un fiato. Sono felicissimo per i ragazzi, sono felicissimo per la società, sono felicissimo per lo staff, perché raggiungere quota 47 dopo 10 anni, 9 anni, quello che sono, credo che sia un traguardo che dovrebbe rendere Udine e tutto il Friuli fieri della nostra società e della squadra. Consuntivo finale dunque è chiaramente positivo, possiamo dire che è più positivo, anche se è brutto dirlo, perché abbiamo visto debuttare oltre a Pinzi anche il 2006, il primo 2006 d'Italia, Pafundi, e sono due ragazzi che hanno vinto il campionato primavera. Simone andrà anche in nazionale, ci racconta anche com'era, era emozionato, ci hai parlato anche dopo la partita. Ma guarda, Riccardo, Ballarini e Pafundi sono tre ragazzi che si allenano da 6 mesi con noi. È stato sì un premio, ma meritato. Pafundi è un talento, gli ho detto di giocare a calcio e quello sa fare naturalmente, perché i giocatori del calibro di Simone, se pensano troppo, poi si spengono. Detto questo, lui, Pinzi, Udoge, tutti, Samarzic, Soppi, sono tutti giovani che hanno un grande potenziale, ma sono solo all'inizio di una salita, quindi devono pedalare tanto. Adesso il basket con la Pallacanestro Udine, che ha vinto gara 1 della semifinale playoff contro Chiusi, è finita 69-53 ieri sera al Carnera. Allora andiamo a sentire quello che ha detto coach Bonicioli al termine della gara. Noi oggi abbiamo vinto sul pregresso, nel senso che, come avevo chiesto al giocatore nello spogliatoio, avendo passato una settimana molto complicata, io temevo proprio questa mancanza di fluidità che oggi si è avuta. 11 palle perse nel primo tempo che hanno fatto fare loro 16 punti, una percentuale di tiro bassa, ma non è cattiva voglia o emozione, è proprio il fatto che non abbiamo avuto modo di fare, sostanzialmente abbiamo fatto un 5 contro 5 e mezzo in tutta la settimana, perché eravamo in 9. E quindi, ancora una volta, la maniglia alla quale attaccarsi nella tempesta è sempre quella della difesa. Abbiamo fatto fare agli avversari 53 punti, una squadra offensiva come questa, ed è stata la prestazione difensiva e la prestazione a rimbalzo, 48 rimbalzi sono tantissima roba, a consentirci di esordire in questa serie con una vittoria importante. È chiaro che io mi auguro che in qualche maniera, diciamo, il giocato supplisca a una settimana complicata, perché il giocato ti consente di rientrare in ritmo. Mussini sostanzialmente non si è allenato mai, perché non riusciva ad alzare il braccio, non per tirare ma per stringere la mano che lo salutava. Trevo rientrava dopo 3 settimane e credo che si sia vista l'importanza della sua presenza in campo. Abbiamo visto quanto Brandon possa essere l'unico giocatore immarcabile di questo campionato quando pensa alla pallacanestro e non agli arbitri. Era importante esordire con una vittoria, sappiamo dove dobbiamo migliorare, perché sappiamo perfettamente, proprio perfettamente, che Chiusi esce da questo palazzetto, pensando a trovare il modo di batterci in gara 2. Quindi non c'è niente di cui, o meglio dire, c'è da essere contenti di aver cominciato bene la serie, ma bisogna tenere non alta ma altissima la tensione e l'attenzione, perché ribadisco, Chiusi esce da questo palazzetto pensando a come batterci in gara 2 e a come eliminarci da questi playoff vincendo le successive 2 partite in casa. Gara 2 che è in programma domani sera. Noi siamo in chiusura, allora vi ricordo velocemente gli appuntamenti principali di questo pomeriggio sera sul nostro canale, con l'appuntamento delle 15 con Pomeriggio Calcio, il TG in diretta alle 16, poi ancora alle 19, alle 19.30, alle 19.45, alle 21 Udinese Tonight, alle 22.30 l'ultima edizione della notte del TG e alle 23.30 l'appuntamento con Proibito. È tutto, grazie per la vostra attenzione e ancora buon pomeriggio.
Amici di Udinese TV, bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo. Situazione per la giornata di lunedì con della variabilità tra mattinata e primo pomeriggio sulla pianura friulana e in montagna, localizzati piovaschi o qualche temporale. Anche durante la serata dei temporali sono attesi sulle Alpi della Carnia e Giulia. Andiamo a vedere la situazione in pianura con della variabilità anche tra Pordenone e Udine, localizzati fenomeni alternati poi a un miglioramento delle schiarite tra il pomeriggio e la serata. Gorizia e Trieste, localizzati piovaschi mattinata, poi dal pomeriggio anche qui torna il bel tempo. Il clima estivo, un lieve calo dei valori massimi, comunque valori sempre estivi, oltre le medie del periodo. Martedì invece bel tempo, tornerà una maggiore stabilità e un maggior soleggiamento. I dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.